Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Proviamoci al lunedì. Italiano spezza la striscia positiva di Nesta, lo Spezia tra le mura amiche batte per 2-0 il Frosinone e rivede la luce. Lo Spezia si porta così a 15 punti, tanti temi di cui affronteremo in questa puntata insieme come sempre a Marco Mora. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti. E prima di analizzare nel dettaglio il campionato, lo Spezia, il prossimo turno, andiamo come sempre a scoprire insieme i numeri di questa 13ª giornata di campionato. Pescara-Cremonese 1-1, Benevento-Crotone 2-0, Juve-Stabia-Salernitana 2-0, il Livorno perde in casa contro il Trapani 1-2, vittoria netta del Pordenone che contro il Perugia colleziona un 3-0, Empoli-Venezia 1-1, Ascoli vince in casa contro il Cosenza 3-2, Cittadella-Pisa 1-1, lo Spezia batte in casa il Frosinone per 2-0. Ancora devono ancora giocare Chievo e Entella in campo proprio questa sera. E alla luce quindi di questi risultati andiamo insieme a vedere la classifica dopo 13 giornate di campionato. In vetta a quota 28 punti troviamo il Benevento, 22 Pordenone, 21 Crotone Cittadella, 20 punti Pescara Ascoli, 19 Perugia, 18 Chievo Empoli Salernitana, 17 Pisa Venezia Frosinone, 16 punti Entella e Cremonese, 15 Spezia, 14 Juve Stabia, 12 Cosenza, chiudono la classifica a quota 10 punti Livorno e Trapani. Bene, grazie Selene per questi numeri. Dopo la sosta quindi ci ritroviamo con una bella vittoria e con un campionato che è sempre ancora molto incerto nel dire, vista la corta classifica, a parte forse il Benevento che ha dato uno strappo in testa, quali saranno le gerarchie di questo torneo. Ne parliamo, oltre che ovviamente di Spezia, insieme al nostro professor Augusto da Prato. Buonasera Augusto. Buonasera Augusto. Buonasera Marco. Buonasera. A te e a tutti gli sportivi spezzini. È una giornata di sorprese e delusioni. Lodi al Pordenone che abbatte il Perugia 3-0 e sale al secondo posto. Merito di Tesser e dell'applicazione dei giocatori, ed è bene conoscere la spiegazione di questo successo. In fase di possesso i due terzini si mettono quasi all'altezza dei centrocampisti. Un 2-5, il trequartista fra le linee e le punte vicine per costringere la difesa avversaria a stringersi e lasciare spazi laterali. In fase di non possesso, pressione all'altezza della metà campo e chiusura delle linee di passaggio, un 4-4-1-1. Male Perugia, Salernitana ed Empoli. Gli umbri soffrono il dilemma del tecnico Oddo, che non sa ancora, dopo 13 turni, quale difesa schierare. Dal modulo a 3 passa a quello a 4. Non migliora. Subisce 3 gol e l'ira del suo direttore sportivo Goretti, Serie A oppure è fallimento. La Juve Stabia affonda 2-0 la Salernitana, che intanto si ritrova a meno 10 dalla capolista Benevento. Benevento che gioca male, ma vince 2-0 sul Crotone. I calabresi sono sì superiori nel gioco, nel possesso palla 70% e nelle occasioni da gol. Ma non finalizzare è colpa e pericolo insieme. L'Empoli 1-1 con il Venezia. È entrato come neo allenatore Muzzi, ma il Venezia attacca tutto spiano, costringe l'Empoli a ritirarsi e meritava anche di vincere. Ma dell'Empoli una nota, curiosa e interessante, ed è bene che gli sportivi, anche liguri, lo sappiano. A Empoli si parlava di un nuovo ciclo per ripartire, entusiasmo, certezze, là a portata di mano, con un mercato, dicevano loro, stellare. Sul momento, i risultati alla mano, sembra di aver visto la commedia di Plauto, il Miles Gloriosus, con il soldato Pirgo Polinice, noto per le vanterie. Il Pescara 1-1 contro la Cremonese, muovesi la classifica, ma Zauri deve rivedere l'organizzazione del centrocampo e quella offensiva, che non ha creato niente di pericoloso.
A Cittadella un punto prezioso del Pisa, con il gol di Pinato. Il tecnico D'Angelo insiste sulla tecnica dei calci piazzati, degli angoli e dei traversoni, che portano alle segnature di testa. In due partite, 4 reti. Crollo del Livorno in casa, 1-2 contro il Trapani, e l'ultimo posto. Cospinelli, già 17 allenatori esonerati, avevano fatto meglio di Breda. Ora, dalle ultime notizie, Breda potrebbe essere il 18° esonero ed è pronto, sembrerebbe tra mezz'anni. Ed ora lo Spezia, che sconfigge il Frosinone 2-0, con una prova di bel gioco e di carattere. Italiano aveva preparato la partita dopo una settimana di lavoro e di passione con acume tattico e coraggio. Vediamo le mosse. Mette in difesa Erlich per le capacità sui palloni alti. Mastino in mediana a creare pericoli, poi lo sostituisce con Acampora, decisivo nelle accelerazioni a centrocampo, e sceglie Gudjonsen, che si batte su ogni pallone e segna, e migliora anche da un punto di vista tecnico. E poi le riconferme, Italiano va sul sicuro, Maggiore che riparte suggerisce, Bartolomei dominatore a centrocampo e Bidaoui con giocate pericolose ed esaltanti per i tifosi. A Cosenza non sarà semplice. Dopo la sconfitta ad Ascoli, 2-3, un incubo per Braglia, che rischia l'esonero. Attenzione però, conosco l'ambiente, è difficile, già anche nel prepartita e nello stesso arrivo. Ma questo Spezia, se resta calmo, può fare il risultato. Buona serata a tutti. Grazie Augusto. Grazie Augusto. Un'analisi davvero esaustiva quella del professor Augusto da Prato. Sì, anche come al solito letterata. Sì, dire. È vero, non sono mancate le citazioni. Marco, per lo Spezia appunto, come anticipato, assegno Gudjonsen, Bidaoui, una vittoria che non arriva per caso. No, in effetti c'erano alcuni accorgimenti di cui avevamo avuto modo di parlare sia nella scorsa puntata che poi anche durante la settimana, perché c'è stata comunque la sosta per le nazionali, quindi c'è stato modo di analizzare determinate situazioni tattiche e ovviamente con l'innesto di alcuni, proprio di quelli che avevamo segnalato, Gudjonsen come perno centrale di questo attacco, certamente è un ragazzo volenteroso, non avrà i mezzi del grande bomber navigato della cadetteria, ma è comunque un punto di riferimento importante e in questo momento l'unico in grado di rappresentare una tale sicurezza davanti per quanto riguarda il ruolo ovviamente di centravanti. Poi l'avevamo anticipato, il recupero importantissimo di Mastinu, perché è un ragazzo che ha sofferto tanto per l'infortunio che ha avuto e che aveva bisogno di recuperare e sicuramente potrà far sentire il suo peso specifico in categoria, come già aveva fatto anche qualche stagione or sono. E poi una difesa che ha ritrovato sicurezza, ha lanciato questo ragazzo Erlich, che se non sbaglio sarà tra quelli che sentiremo tra poco. E certamente ci sono diverse note positive, quindi ripartiamo da questi 3 punti e cerchiamo di allungare il più possibile la nostra striscia positiva, perché è una classifica che deve innanzitutto tirarci fuori dalla posizione play-out che ancora occupiamo e poi comunque cercare di darci maggiore tranquillità per inquadrare possibilmente obiettivi migliori. Grazie Marco, allora andiamo a sentire le interviste raccolte nel dopo partita e partiamo dalle parole del tecnico aquilotto Vincenzo Italiano, sentiamo. Penso che finalmente un po' di buona sorte sia passata anche dal Picco, perché tante volte ci è andata male, tante volte negli ultimi minuti abbiamo perso partite incredibili. E oggi è chiaro che qualcosina devi concedere, concedi sicuro ad una squadra come il Frosinone. Ci è andata bene in quelle poche situazioni che abbiamo concesso a loro, però penso che sia stata una vittoria meritata. La squadra ha reagito colpo su colpo, ha creato tante situazioni, siamo stati bravi a sbloccarla e poi a chiuderla definitivamente. Però da Pescara penso che si stia vedendo un altro Spezia. Si può perdere, si può vincere, a noi è dispiaciuto a Pisa, però è tutta un'altra storia adesso da Pescara e lo state vedendo tutti.
E proseguiamo con Alessandro Onesta, il mister del Frosinone. Sicuramente in casa riusciamo a fare le cose nel modo più semplice. Fuori casa sembra, può essere un problema mentale, un problema di personalità, perché fuori casa magari ci vuole un po' più di personalità a fare le partite, magari dobbiamo crescere in questo. Oggi però, rispetto a tante altre trasferte, anche dall'inizio dove abbiamo fatto male, la partita l'abbiamo fatta. Oggi Frosinone ha fatto una buona partita e meritava qualcosa di più. E veniamo ora ai giocatori dello Spezia, andiamo ad ascoltare l'Aquilotto Elio Capradossi, sentiamo. Capradossi, io credo che quei due pali lì che hanno un po' fermato il Frosinone sapevano quello che dovevano fare, nel senso che dovevate essere ricompensati della sfortuna avuta a Pisa. Può essere interpretabile così quanto è successo? Beh, sicuramente gli episodi sono decisivi nelle gare e in quell'occasione siamo stati fortunati. Sì, probabilmente tante altre volte siamo stati sfortunati e nel ciclo delle cose forse un po' di fortuna ce la meritavamo. Possiamo aspettarci questo Spezia anche a Cosenza? Beh, sicuramente noi giocheremo per vincere, come sempre, e speriamo di fare il meglio possibile. E per concludere, come anticipava Marco, ascoltiamo ora il difensore Erlich al suo esordio con la maglia Aquilotta. Sentiamo. È passato un anno e mezzo che non faccio una partita ufficiale. Diciamo che mi sono ripreso molto bene. Tutti i giorni lavoro sodo per arrivare il meglio possibile alla partita. Oggi purtroppo ho avuto un po' di crampi e non sono riuscito a fare 90 minuti, però c'è stata anche un po' di emozione, un po' di tutto ciò. E comunque sono soddisfatto per la prestazione di tutta la squadra. Ecco. Magari se facevi 90 minuti segnavi pure, che dici? Non so cosa poteva succedere. Ecco. Andiamo ad analizzare quindi il prossimo turno, la 14ª giornata di campionato sarà proprio aperta dallo Spezia che venerdì 29 novembre alle 21 andrà in trasferta per affrontare il Cosenza. Sabato 30 novembre alle 15 Cremonese-Livorno, Crotone-Cittadella, Frosinone-Empoli, Venezia-Benevento, alle 18 Salernitana-Ascoli. Domenica 1 dicembre alle 15 Trapani-Chievo, Virtus-Entella-Juve-Stabia, alle 21 sempre di domenica Perugia-Pescara. Al lunedì invece 2 dicembre alle 21 a chiudere il 14º turno saranno Pisa e Pordenone. Marco, lo anticipava già Augusto, non sarà una partita facile, il Cosenza no. Non si trova in una posizione semplice, reduce da una sconfitta, quindi sarà sicuramente un impegno gravoso. È uno scontro diretto, il Cosenza è una formazione che non sta male perché ad Ascoli ha fatto soffrire parecchio una squadra come quella bianconera che in casa ha sempre o quasi dettato legge in questo campionato, anche lo Spezia ne sa qualcosa. Quindi certamente è una formazione che gode anche di un ambiente davvero molto caldo, quindi ci sono degli ex come Pierini, a cui stare attento, ha dato in gol Bruccini su calcio di rigore in quest'ultima partita. Insomma, è una squadra che ha delle potenzialità certamente per dare fastidio a chiunque in campionato, un po' come tutte, perché è un campionato molto equilibrato e lo stiamo vedendo. Però lo Spezia, visto col Frosinone, sta bene, dovrà andare là a cercare di fare il suo gioco, ha dei contropiedisti come Bidawi, per citarne un altro, che ha fatto molto bene nell'ultima gara interna, e quindi può assolutamente andare a fare il risultato a Cosenza, perché, ripeto, sarebbe importantissimo allungare la striscia positiva. Grazie Marco, grazie a tutti i nostri telespettatori, appuntamento quindi a lunedì prossimo, il 2 dicembre, per una nuova puntata di Proviamoci al lunedì. Grazie. Grazie a te, buonasera. Arrivederci.